nell'anno del Signore 1649, per ordine di re Filippo IV d'Asburgo, detto Filippo il Grande, re di Spagna, si decreta l'arresto e l'esilio di Gian Girolamo II d'Acquaviva, detto il Guercio, conte di Conversano e duca dell'Università di Nardò. Egli verrà condotto presso il Tribunale Regio di Madrid. Le accuse a lui imputate sono lesa maestà verso la corona spagnola ed abusi verso lo feudo regale. Tali accuse mosse e presentate dal dottor Giovan Pietro Gabellone direttamente alla corte di re Filippo IV a supporto del popolo neretino tutto verranno verificate dal re in persona. Non gioite, non esultate, non è merito vostro e non è detto che sia finita qui. Già 6 anni fa Gabellone, il dottore, fattosi voce popolare, riuscì a farmi arrestare e dopo poco fui ancora qui. Non credo che l'inferno che vi ho fatto passare vi sia già passato di mente. Poi perché tanto odio per me? Cosa ho fatto di così diverso da chi mi ha preceduto? Non ditemi che ce l'avete con me per la faccenda dello Ius prime notti. Ridicolo. È un mio diritto. Lo sposo deve lasciare che il signore feudale giaccia la prima notte di nozze con la sua sposa. Non l'ho fatta io questa regola, ma è mio dovere applicarla fino a che i fianchi mi reggono a sufficienza. Di cosa vi lamentate? Nella mia Conversano tutti si fregiano di essere figli del conte e dovreste ringraziarmi invece che odiarmi per questo. Concedo solo un po' di regalità a quella che sarà la vostra progenie. Poi, subito, non faccio altro che insegnare alle vostre signore l'arte di soddisfare il proprio uomo. Esibisco addirittura le lenzuola, testimoni della loro verginità perduta, sulla torre del mio castello, così che possiate essere sicuri della loro innocenza prima di me. Ma ora posso anche dirvelo. Certe lenzuola sono state sporcate di proposito, per finta, onde evitarvi di sapere che la vostra innocente futura moglie non lo era poi così tanto. D'altro canto, l'ignoranza a volte è un bene. Poi, diciamoci la verità. Quale uomo desidera una donna che la prima notte di nozze si contorce dal dolore, piange e perde una liquida innocenza vermiglia dal ventre? Mentre voi siete così ansiosi di mettere in pratica tutta l'esperienza fatta con le prostitute del porto. Ridicoli. Avete addirittura inventato leggende su di me. Raccontate che io mi diverta a sparare dalla torre del mio castello agli otri pieni di acqua che le donne portano sulla testa dopo essersi recati al pozzo e che io, essendo guercio, strabico, ogni tanto le manchi e le centri in fronte. Mi dipingete più terribile di quello che io sono? Forse. Lo sapete quello che io ho fatto per queste terre? Andate ad Alberobello e chiedete di chi è il merito dei trulli. La corona spagnola di cui ora voi esaltate l'operato imponeva una tassa per ogni nuova costruzione. Altre tasse che sarebbero cadute su di voi. Perché non fare prosperare quelle terre? È bastato costruire case con materiale povero, in modo che alla prima verifica del re si potessero demolire. Niente peccati, niente peccatori. È comico, sapete. Ho fatto la stessa cosa quando ho fatto sparare al sindaco dei nobili Francesco Maria Manieri, facendo poi uccidere il suo assassino. Voleva ribellarsi contro di me. Che cosa avreste fatto al posto mio? Che cosa avreste fatto al posto mio?
Io sono stato anche mecenate delle arti, mai nessuno come me. Ma questo forse non vi è comodo ricoltarlo. D'altra parte, cosa possono capire dei billici come voi del valore dell'arte? Date valore solo a quello che mangiate. Grazie al mio patrocinio le genti verranno in queste terre per ammirarne la bellezza. Ho commissionato delle ispirate alla Gerusalemme liberata, la più grande opera letteraria del più grande poeta di questo secolo, Torquato Tasso. Ma voi forse non sapete neanche di chi sto parlando. Andate allora nella chiesa dei Santi Medici Cosme e Damiano e rimanete ammaliati dalle tele che vi ho fatto disporre. Ma questo conte e duca che getta le basi per un futuro radioso, voi non lo volete. Non lo capite. Preferite additarmi solo per aver sedato la rivolta che voi avete iniziato. Stupidi! Siete stati manovrati, usati. Quella rivolta è partita da Napoli, da Masaniello, un pescatore. Lì si sono ribellati perché non avevano nemmeno il pane di cui sfamarsi. E il re Filippo in persona mi ha convocato per sedare la rivolta. Nessuno mi ha mai sconfitto in battaglia. Ho sempre combattuto in prima linea e sono sempre ritornato vincitore. È questo che spaventava chi vi manovrava, chi mi temeva. Vi hanno rifiutato le gabelle, le tasse. Avete cacciato via le cariche che ho istituito, avete ucciso e derubato i nobili, avete armato ogni torre di Nardò e murato ogni porta, tranne quello della Baccarella, perché lì doveva entrare il Marchese del Limonti, mio nemico e quindi vostro amico. Pensate gliene importasse qualcosa di Nardò? Vi hanno incitato addirittura i preti, Don Giuseppe Piccone e Domizio Zuccaro, infelici, perché avevo tolto loro i privilegi concessi al clero. Che cosa avreste fatto al posto mio? La vostra casa occupata, armi in pugno da chi vi dovrebbe rispetto. Me le ricordo ancora, sapete, le vostre grida dalle mura. Le fucili sono pronti e le cannoni stati spittavo, guercio, battennanti, pure con le mannare e le forconi, arrivata l'ora con facciamo i conti. Con 4.000 uomini vi ho assediato. Siete stati resistenti, ve lo devo concedere. Ma è bastata una sola parola del vescovo di Lecce e avete ceduto, avete deposto le armi ed avete fatto male. Vi ho requisito i fucili ed ho mandato i miei sottoposti a provocarvi e voi reagendo, abboccando all'esca. Avete dimostrato di non rispettare l'accordo preso. Così sono stato legittimamente autorizzato a tormentarvi, a sedare la rivolta di un Nardò non obbediente. Ho ucciso tutti i ribelli, esponendo la loro testa sulla pubblica piazza o facendo pendere il loro cadavere dalla forca. Ve lo siete meritato. Siete stati traditi dalla chiesa su cui facevate tanto affidamento. Mi avete sempre accusato di volerli privare del potere, voi devoti alla chiesa. Loro devono essere uomini di fede, non di politica. Ma non vi accorgete di come vi controllino con la Bibbia in una mano e denari nell'altra? Stupidi. Pregate che questo sia un addio. Pregate che la malaria mi colpisca, che qualcuno dei vostri mi faccia a pezzi e getti in mare, perché se tornerò, quelli che avete vissuto finora vi sembreranno giorni buoni. Il mio nome verrà maledetto dalle genti, ma ricordato, passerà alla storia, mentre di voi pezzenti non resteranno tracce. Voi al posto mio non vi sareste comportati diversamente. Ci vuole una mente arguta e una tempra di ferro per sopravvivere ai giochi di corte. Queste sono le campane che suonano la mia ora. Tutti quelli che mi accusano di essere feroce stanno solo giustificando la loro inettitudine. Il potere logora chi non ce l'ha. È per questo che mi odiate tanti. Mi commiato da te, Nardò. Spera che questo sia un addio.